Dal 19 aprile al 5 maggio il cuore dell'Africa e il cuore di Varese si incontreranno in Sala Verratti con una mostra incentrata su usi, costumi, manufatti e opere d'arte del Congo. Ogni opera della collezione ha molto da narrare sulla storia e la cultura di questo paese, vastissimo, diversissimo per gli ambienti naturali che lo compongono, potenzialmente tra i più ricchi paesi del pianeta per le sue risorse, ma anche tra i più poveri del pianeta. Un paese che conta più di 90 milioni di abitanti, articolati in più di 250 gruppi etnici, che inevitabilmente esprimono una ricchezza culturale impressionante. Visconti, che nel corso di storia e storie del mondo contemporaneo insegna tra l'altro storia dell'Africa, ricorda come il 90% dell'arte africana si trovi al di fuori del continente di appartenenza, condizionando con forme, tinte e suggestioni di origini diverse le altre culture. La sfida quindi sta nel cambiare ottica, modificare i parametri, lasciarsi avvolgere da una creatività che si rivela pragmatica persino nella spiritualità. Sforzandoci di adottare uno sguardo che superi i pregiudizi tipici dell'Occidente. Le opere provenienti dall'Africa non sono state fatte per essere esposte e contemplate, ma piuttosto per essere utilizzate. Per esempio, i fetici, che per noi sono figure che incutono terrore, nella cultura africana sono realizzate in questo modo proprio perché devono allontanare il male.